Una gatta che scotta nel vero senso della parola. Francesco Totti in una diretta Instagram con l'amico Christian Vieri ha rivelato un retroscena del suo matrimonio con Ilary Blasi. La coppia ha vissuto un momento di tensione quando la conduttrice ha deciso di prendere una gattina, non un felino comune ma il famoso Canadian Sphinx, ovvero il gatto nudo. Francesco era contrario, come racconta Vieri. Guarda, guarda, quella, non dico mia moglie perché ammazzerei io, guarda, guarda che mi ha comprato, guarda. No, ma cos'è? Un cane? Un gatto? Ma che è il cane, sì, pipistrello. È un gatto senza peli. Ma scusa, ma bella, eh? Non puoi ridargli dietro? Una chiamata, donna Paola. Però... ma che gatto? Ma guarda, non ti fa effetto tenerlo? Guarda Bobo, guarda un po'. Ciao gattino. Chi è? Hai visto, ti risponde? Però è strano senza peli, eh? Oh... ci avrà 40 gradi addosso, è bollente. Sì, eh? Mamma mia, non può capire. La sera dorme, entra a letto, mezzi le gambe. Mi pare vero a me. Ma ha comprato apposta mia moglie. È carino però, eh? Carino, ma è affettuosa da morire, eh? Sì. Ti giuro una cosa, non sembra un gatto, giuro. Allora, pensa che Isabel, appena sente la voce di Isabel, si arrampica sui tetti. Sì, eh? La uccide dalla mattina, la uccide, non gli ha fatto un graffio, ci credi, un graffio, sì. È buona, se tu la prendi ti innamori. Cocò, no, non la vuole, niente, ancora è troppo presto. Poi ne parleremo. Io ti giuro, mi stavo a separare con mia moglie per prendere il gatto, sì, non lo volevo, io non lo volevo a tutti, lei tutti i costi lo voleva. Alla fine ha fatto bene, vedi? Alla fine tanto te girò loro, perciò... neanche mi ha detto sì, no, ma ha portato a casa. Due giorni ci siamo parlati e poi mi sono innamorato. E quindi dopo la tensione è scoppiato l'amore e ora anche Francesco si è affezionato a donna Paola.